Pronto? Pronto? Ciao. Sì. Ciao. 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 Chi sei? Ciao, sei un telespettatore o un radioascoltatore? Veramente dopo quell'invito così sensuale, sì, non ho potuto fare, pure a me si sono attaccati i peli dietro la schiena, ma io ce li ho davvero. Ma quindi ci stai guardando? Davvero. Senti, ma come ti chiami? Come ti chiami? Uomo, io che... mi chiamo Dino. Ciao Dino, Dino. Ma ci stai guardando o ascoltando? Sì, e questa è una chat, siamo una chat erotica, uno sì sì o uno no veno. Beh, di mattina i maschi sono da sparare dei colpi, dai. Avete iniziato voi. No, vabbè, quella è la mia collega, è un po' così, un po' trecini. Se volete vi passo a mia suocera. Passa a tua suocera, dai, vediamo, pronto? Pronto. Ciao suocera, come ti chiami? Tutti i dici che avevano cantato. Che fantasia. boom boom boom. Dino. E pure a me si sono attaccati i peli quando ha fatto quella. Senti, okay. Ma non è che ci vuoi passare anche la nonna dopo la sua. Pronto? Senti, boom, boom. Dino, vuoi giocare? Ciao, con... Ciao ragazzi, come no. state? Io mi chiamo Dino Paradiso, mi chiamo. Scherzo da prete che hai fatto. Già, guarda, eravamo così concentrate sulla voce sexy. No, io devo essere sincera, Dino. Io per un momento ho pensato, ho detto, ma non sarà. Però non ero sicura, non volevo fare una brutta figura, capito? No, però. Allora, adesso che l'hai detto, praticamente ho sbagliato. No, sbagliato, io ho pensato, tu. Ma tu, tutta nu. Dino, come stai? Perché noi prendiamo la 104, capisci? Sì, quindi, abbastanza. Capito? Va bene così. Già per noi due, tra noi due più tutto il resto. Dino, come stai? Dino, allora, per chi, per quei pazzi che non dovessero conoscerlo, Dino è un sort de wagnon, ma è uno straordinario attore, straordinario comico e diciamo cabarettista, per quanto per me le differenze non dovrebbero esserci. Oh, come mai? Qual buon vento, Dinuccio? Ti manchiamo? Eh? Sì, mi mancate. E poi chi come noi fa questo mestiere solitamente la mattina a casa sta. E quindi a casa uno si spara tutte le serie televisive. Io sì. ho veramente cambiato il giorno con la notte, come diceva mio padre. Sì. E mo la notte scrivo, mi devo. È un momento più creativo e penso che voi possiate capire. Sì. Amadir come un fantasma. Amadir come un fantasma. Come sentirete dalla parlatura, Dino è di Firenze Alta. È un basilicatese. un basilisco, come diceva la Wertmüller. Un basilisco. Quindi sei un serpentone. Sì, non si è mai risolta questa cosa. Vedi com'è difficile. Sì. Non si capisce. È Basilicata o Lucania, il che complica terribilmente le cose per me, perché a noi già non ci caga nessuno. Poi ci abbiamo due nomi, ma guarda lì, vedi che regia, il marito di Luigia, Federico Semplice. Complimenti alla regia, li faccio io. Sì, però facciamo finta che non l'abbiamo mai. Grazie, si chiama. Si chiama Federico Semplice ed è il marito di Luigia, quindi vedi di essere garbato. Giochiamo Ciao, in famiglia Fede. Qui. vedi Luigia come sei fortunata. Lo so. Ma è fortunata lui, davvero. Però posso dire una cosa a Federico. Federico, eri l'unico, eri tra gli uomini che non dovevano subire questo smart working come la Mighiera Agas, non ci ha fatto la puntata in trasmissione. Madonna santa. Io ho messo causa all'ottato per questa storia, lo sapete? È vero. È vero, perché mia moglie, prima dello smart working, lavora a Matera, per cui andava tutti i giorni, a mattina alle 8 andava a Matera e tornava alle 7 di sera. Eravamo una famiglia felice. Mo sta, quando 4 sto papando 4 a casa. Capito? Tra l'altro, poi vi racconto una cosa, c'è tempo di raccontare una cosa? Ma assolutamente qua sì. Padroniamo il nostro programma. Una cosa vera, una cosa verissima. Sì.
quando c'è, hanno iniziato con questi decreti, questi del governo, non so se vi ricordate. Sì, assolutamente sì. Lo DPCM, si facevano a mezzanotte. Sì, dici, ma tu a mezzanotte, ancora a Palazzo Chigi sta, ma perché non vai a dormire, non vai a Cucuà, quindi per non stare con la moglie. Capito loro. Facevano loro, esatto, loro. Facevano i decreti a mezzanotte per obbligare poi a me a stare a picchia. E questo già è un fatto che mo lo trattiamo a parte. Ma chissà, a mezzanotte facevano i decreti. Il problema è che io andavo a dormire alle 11:30 la sera. Quindi siccome questi facevano i decreti a mezzanotte e ogni decreto cambiava le regole del decreto del giorno prima, io alle 11:30 mi trovavo col qua, mi perdevo l'aggiornamento. O l'indomani mattina dell'ennesimo decreto che io mi sono perso, che stavo dormendo, mi alzo, questi avevano deciso che dovevi uscire solo con un foglietto sul quale dovevi indicare la motivazione per la quale uscivi. Certo. Ma vedi che è una cosa, vedi che è malato mentale. Sì, sì. Comunque, abbastanza direi. Comunque, comunque io sono uscito sotto a casa maestra di posto del blocco dei carabinieri. Sì. Te lo giuro sul mio figlio. Mi fermano e mi dicono dove vai? Dove vai? Dico, e mi voglio svagare. Stanno in chiesa, quando quattro sono fatto quattro a casa, almeno faccio una passeggiata. Dico, ma ce l'hai il permesso? Ma sei d'accordo mia moglie? Dico, ma potresti mai? Tu? Vedi come si chiude questa storia? Che dietro casa mia c'è una villetta dove tutti portavano i cani prima. Ora, durante il lockdown, sempre questi del governo, questi strani che a mezzanotte stavano a Palazzo Chigi a decidere per noi, hanno deciso che tu potevi uscire di casa solo se avevi un valido motivo. I validi motivi erano il cane. Se fumavi non era un valido motivo, per cui tutti fumavano come i domiciliari, chi aveva il balcone, il balconcino, sai, quelli stretti che faceva freddo col cappotto, la sciarpa, ma era veramente scappato da casa. Quel periodo, dispiacevo, io mi affacciavo, li vedevo, ma quando mi facevano dispiace, un corso stringeva, si faceva tanto. Poi in questa villetta un mio amico, un geometro, senza fare nome Antonio, mi dico solo il nome Antonio, comunque se qualcuno del quartiere ascolta capirà, e fumava, stanco di fumare a casa sua da solo, si è accattato un cane per poter scendere. Ovviamente quando è sceso, tutti i del quartiere l'hanno visto, l'hanno invidiato, e siccome noi nel sud siamo così, siamo stupidi, bravi, siamo fantasiosi e siamo generosi, che ha fatto Antonio? Ha messo il cane a disposizione del quartiere. No, veramente, un genio. Te lo giusto, tu cane, quando quattro lo fa bando quattro, come un distributore nel parchetto, cambiava solo il padrone che lo teneva al guinzaglio. Hanno fatto pure un gruppo WhatsApp che si chiama Cane che Fuma. Veramente? No, vabbè. Sì, perché si scrivevano in base agli orari lavorativi e chi finiva prima di mangiare, chi dopo. L'orario delle 2:30 era il più, diciamo, il più gettonato, sai, dopo pranzo, come mettere. Però anche la mattina dopo il caffè, mica male. Alla fine, sapete com'è andato a finire? Che mo fumo pure un cane. No, io invece stavo chiedendo, ma il cane prendeva uno stipendio per questa? No, è il cane, è il migliore amico dell'uomo. Poverino, ma c'è da avere. Povero. Ma oddio, il cane sicuramente era felice perché stava sempre per strada. Cioè, non stava a casa. Dipende dalla razza. Dipende dalla razza. Che razza era? Che razza di cane era? Dino, grazie per averci chiamato. Ci hai fatto una bellissima sorpresa. Ci hai fatto fare anche due risate. Che bello. Oddio, ma che stai facendo in questo periodo? Stai preparando uno spettacolo nuovo, vero? Sì, sto scrivendo uno spettacolo, non posso spoilerare tanto perché sono per scaramanzie, assolutamente. Il cane che fuma, spettacolo un po' diverso da quelli che solitamente faccio. Anche se io li faccio, nel senso che al di là della comicità, quella pura, no, del one show, cioè mi spettacolo sono di una commedia su Pitagora, bla bla, e questo lo sto scrivendo insieme a Manuel Tatarano, che è il cantante della Cricca Reggae, insieme a Giocondo Margherita, che è un musicista straordinario, e insieme, udite, a Raffaele Nigro. Addirittura è grande, intellettuale, ed è uno spettacolo su Rocco Scotellaro.
poeta contadino lucano, e quest'anno sono i 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro, e quindi noi stiamo mettendo su questa cosa, questo esperimento. Bellissimo. Perché è un argomento interessante quello che Rocco Scotellaro tratta, cioè la condizione contadina. Vabbè. Allora, quando sarai più avanti, insomma, nella stesura dello spettacolo, vieni qua in presenza, così il pubblico vede quanto sei bello, se non ti hanno mai visto a Colorado, a Made in Sud, tra le altre cose. Assolutamente sì, certo, vabbè. Dino, certo. E allora, sai che facciamo? Non so se il maestro Raffaele Nino vorrà, ma sicuro io, Manuel e Giocondo ci vediamo. Appena lo spettacolo è pronto. Vai, ok. Va bene. Va benissimo. Ma poi hanno fatto il contratto per altri 4-5 mesi, sì? Sì, assolutamente sì. Aspetta, fammi che Luigia, tuo marito, ha spinto per questa cosa o ha preso al balzo la mia riflessione e dopo domani mi ripetono? No, noi qua non ci conosciamo, capito? Lui è abbastanza imparziale. Quello è il segreto per durare. No, l'unica cosa che quando entriamo a Telebari e quando capita che viene lui ad aprirci la porta, perché sa che arriva la sua famigliola, la sua bella moglie con la bellissima figlia, alla figlia dà il bacetto sulla guancia, alla moglie il bacio sulle labbra, a me niente, neanche una punta di niente, quindi non è vero. Cioè, quindi non Dino, va bene. Vediamo quando ma in realtà sì, noi abbiamo un tecnico che si chiama Paolo Gentile che volentieri la bacerebbe, no. Però lei non rifiuta. Niente, ma perché allora, non io in questo periodo sono asessuale, vai. Ah, io vi lascio solo con una richiesta, che quando vengo dobbiamo cominciare a presentare, ci regalate una di queste magliette. Va bene, pagando. Sarà fatto. Dovete indovinare le musiche. Davvero. Certo, Dino. Grazie. C'è un gioco. Sì. Dino. Vabbè, no, è un gioco. Di. Musicale. Adesso. Non è un gioco sessuale, è un gioco musicale. No, perché tra i nostri sponsor non ci sono ancora. Ma io ho detto musicale. È un gioco musicale. Ho letto tra le righe. È deviata perché sei il marito, loro si lanciano le occhiatine, devi vedere. Quando avremo però tra gli sponsor anche un sexy shop, allora cambierà la solfa. Ecco. Dino, grazie per averci chiamato, siamo state molto felici. Ci vediamo presto, Dino. Tutte calde, ti aspettiamo. Sì, perché abbiamo il condizionatore acceso, perciò siamo tutte calde praticamente. Ciao Dino. Ciao, grazie. Dino, un abbraccio, un bacio. Ciao a tutti, ciao.